parlando di questo, perché per la prima volta ti faccio un quadro completo della movida, di quello che ruota intorno alla movida, che esiste da sempre, voglio dire, è uno di quei concetti che non si sa neanche quando sono nati, no? Non essere d'accordo sulla presenza di movida e malamovida, ma si parla di movida perché c'è la malamovida, e se tutta quella seconda slide, quando si vede a raggiera, tutte le parole che si usano quando si parla di movida sono tutte orribili, stigmatizzanti, e naturalmente è lì che è arrivata la dimensione di preoccupazione sociale, i residenti che sono arrabbiati, le pulizie, l'igiene dei luoghi, eccetera, eccetera. Questo è evidente che la movida viene stranamente dalla sua degenerazione, il successo pubblico della movida viene dalla sua degenerazione malamente, ed è lì, secondo me, che bisogna andare, perché regolare la movida buona non c'è da regolare nulla, oppure moltiplicare i luoghi della movida buona, come diceva adesso Pierucci, non è una cosa importante, è difficile. Quello che è importante è vedere se c'è una malavita che in qualche misura distrugge anche il termine, la parte buona della relazionalità della movida, dovrà vedere. Secondo me uno dei problemi è che, oltre i due indicati, gli spazi e i sottoinsiemi, c'è un problema anche di strategie imprenditoriali nei tempi corti. Se voi andate in una città, sì, penso a Roma, voi trovate che i negozi sono tutti negozi che hanno 2 anni, 3 anni di tempo, poi scompare. Adesso abbiamo i grandi negozi sulla sigaretta elettronica, che ci abbiamo tutti i negozi contro, oppure ci abbiamo tutti i negozi piccoli, negozi che si chiudono e diventano pizzerie, pizzerbaglio per la massa di turisti che c'è. È una strategia imprenditoriale tutto particolare, per molti fuggi. Uno che ha fatto sempre negozio, magari così con l'artigiano faceva il pubblico esercizio, faceva il materassaio, sapeva che per 10 anni, 20 anni, 30 anni sarebbe andato via a fare quei mestieri. Adesso si trova gente, nella malavita si vede, che prende un negozietto, magari da libraio o da fruttarolo, e nello spazio di poche ore il desk della frutta scompare e arriva un desk collaterale in cui sono tutti i bicchierini di alcol, che sono il modo in cui quello che fa contro oro fa soldi più temporali, quello che fa le sigarette elettroniche concentra nel tempo i suoi ricavi. Ecco, mi sembra giusto che, se il pane lo sa, che gli esercenti pubblici, quelli che in qualche modo mantengono la struttura portante del sistema commerciale, del sistema dei pubblici esercizi, tentano anche il problema di vedere come la regolazione delle licenze non è soltanto 30 metri, 50 metri, le scarpe più vicine, ma è proprio un problema di quanto, di valutazione anche qualitativa di chi propone qualcosa, di chi gestisce la bottega. Se la bottega, come sta avvenendo sempre di più, è una bottega strumento di rapido guadagno, no? E non è strumento di lavoro intensivo, allora a quel punto qualche problema c'è. Ed è lì, secondo me, se vogliamo capire qualcosa, se vogliamo andare in profondità, non lì per regolare, che dobbiamo andare. La rapidità del guadagno che è garantita da questi funghi. La movida è in qualche modo stato un fungo in una realtà strana. A volte magari si tende a dire un'attività perché non ci sono altri input, vuoi, nella crisi
economica, vuoi perché non si ha la possibilità. No, però abbiamo una bravura un po' perversa degli imprenditori moderni, viene dai finanzieri, e lei guadagna molto in pochissimo tempo. Quindi adesso, anche se c'hai un esercizio commerciale, lei guadagna molto in pochissimo tempo, come si era finanziario. È una delle distorsioni limiche dell'economia finanziaria. Grazie anche al Presidente De Rita, a questo punto possiamo avviarci alle conclusioni con Lino Enrico Stoppani, Presidente Tipe, che ha aperto i lavori e li può chiudere soprattutto adesso avendo ascoltato i vari interventi. Bene, innanzitutto esprimo apprezzamento, ringraziamento, sono orgoglioso di quello che, come è stato gestito questo approfondimento su un argomento che tocca il mondo del pubblico esercizio, fatto con la serietà, con un ascolto attento, e il primo commento è che, come avete visto, non è stato assolutamente una ricerca di parte o comunque un atteggiamento e un approccio all'argomento di parte, e questo riconferma la serietà, la responsabilità con cui affrontiamo temi sensibili della nostra attività, anche delicati come il tema dell'acqua, che non è un peccato dirlo, l'elemento importante del business nella nostra attività, ma questo dimostra anche la serietà con la quale la FIP, con il SIP, i sindacati italiani di Cariaballo hanno voluto questa ricerca, l'ha sponsorizzata, ha messo delle risorse, perché, ripeto, quello che è l'aspetto di responsabilità sociale collegato alle nostre attività lo sentiamo come un dovere. Era ben espresso il professor De Rita, che non conoscevo personalmente, ma che lo seguo con grande affezione, so che è molto vicino al nostro mondo. Ha ben sintetizzato quando attento osservatore della vita esprime che bisogna distinguere tra chi fa attività e considera le proprie attività come uno strumento di rapido guadagno, che è molto diverso da chi invece gestisce il proprio lavoro come invece occasione di lavoro, da cui poi evidentemente ne deriva anche il tornaconto di natura economica, quindi tutti evidentemente viviamo del nostro lavoro, ma sono due modi e due comportamenti molto diversi nell'approcciare il mondo del lavoro. La sintesi di questa giornata è che certamente la buona guida coinvolge, perché evidentemente gli elementi positivi della relazionalità, dello stare insieme, sono stati ben evidenziati da chi mi ha preceduto, e mentre invece la mala guida, come l'erba cattiva che scaccia quella buona, travolge. E quelle che sono state le difficoltà a far emergere la buona movida evidentemente sono state ben rappresentate. Il nostro obiettivo è quello di contrastare evidentemente quelle che sono le devianze e gli eccessi che favoriscono e alimentano la mala movida. Ripeto, è un aspetto molto complesso, perché evidentemente ci sono interessi in discussione, ci sono degli attori, parti di carattere, comportamenti, età, molto diverse. Si è parlato di giovani, di vecchi giovani, di trasgressori per definizione, oppure anche di persone per bene. Tra le soluzioni o i suggerimenti, mi sembra di aver capito che tutti siamo d'accordo che la mala vita non si combatte con i divieti, perché alimentano trasgressione, alimentano nomadismo, aumenta anche interferenze su questo tema, con il distinguo che evidentemente il riferimento va fatto. Le rivolte in Turchia nascono perché Erdogan ha inserito il divieto dell'alcol dalle ore 22, e questo sta a significare evidentemente che la libertà personale non può essere oggi incappiata in regole e in provvedimenti rigidi dal punto di vista anche della loro applicazione. Secondo elemento che è emerso, ben detto anche dal sindaco Pisapia, è che è la necessità di rigovernare il territorio, senza tornare agli esempi che ha fatto Fiorucci, dove in passato per il negozio di scarpe, ma valeva anche per il pubblico esercizio, non poteva essere aperto se la distanza non era di 50 metri. È chiaro che però una riflessione su come deve essere distribuita la rete commerciale del pubblico esercizio va rivista, perché evidentemente sono attività sensibili che possono poi degenerare situazioni che oggi abbiamo visto. Fino al 1974, quando in Italia c'era il testo unico di pubblica sicurezza che disciplinava la somministrazione di alcol fuori pasto, fuori casa, c'erano 60.000 punti di somministrazione dell'alcol. Dal 1998, con la legge di liberalizzazione sul commercio, le menzionate varie, più governi hanno introdotto, i punti di somministrazione di alcol sono diventati oltre 400.000, senza considerare tra questi quelli che sono l'abusivismo,
quello che è l'esercizio della stessa attività con regole diverse, che ha portato agli eccessi e devianze di cui oggi vediamo gli effetti. Per cui quello che la federazione da tempo sostiene, mal ascoltata, perché dietro il provvedimento di liberalizzazione molto spesso c'è l'obiettivo di rendere lo stesso servizio a minor costo, ma su certe attività c'è anche il rischio poi di trovarsi nelle condizioni che oggi abbiamo discusso. Per una programmazione qualitativa del pubblico esercizio, attendo cioè alla valutazione dell'impatto socio-ambientale delle nostre attività sensibili sul territorio, va fatta, e visto che siamo a Milano, che abbiamo quel piacere di vedere il sindaco, quello che è la ripresa, l'annullamento, guardi tutto il petto, è un aspetto che può essere ancora perdonato, ma che va rivisto, a guardare quelle che sono poi le conseguenze che il liberismo può provocare. E terzo elemento, ben evidenziato dal professor Scappare, è il tema dell'educazione, che ha due soggetti in generale. E noi, come esercenti, quella che è la responsabilità sociale collegata all'attività, su cui evidentemente dobbiamo fare qualche riflessione, perché dobbiamo anche evitare che a mali estremi poi ci siano anche estremi rimedi, e estremi rimedi, anche se tutti abbiamo detto che le misure etichetiche non servono, però c'è anche questo rischio: nella misura in cui un pubblico esercizio svolge la propria attività con quel senso di responsabilità e con la professionalità che è necessaria, probabilmente si riesce a gestire bene un fenomeno. Ma l'educazione riguarda anche i nostri avventori, il recupero di quelli che sono gli elementi dell'educazione civica, che qualcuno ha citato, riferendosi a famiglia, alla scuola, a tutta la società, sono elementi oggi imprescindibili, perché evidentemente siamo stati tutti giovani, siamo stati tutti formati, e nella misura in cui un'educazione è fatta con sentimento, evidentemente si costruisce anche una società migliore anche nella gestione dei fenomeni di complessità come quelli della movida. La movida è anche un problema di ordine pubblico, sulla quale abbiamo detto che non si combatte con l'ordinanza a fantasia, ma con rispetto evidentemente del lavoro dell'amministrazione, che evidentemente ha osservatori diversi rispetto al nostro, però ci vorrebbero magari delle leggi dello Stato più attenti su quelli che sono oggi i punti di somministrazione dell'alcol, su quello che è evidentemente un facile accesso oggi all'alcol. Fiorucci parlava di deregulation, perfetto, può sviluppare evidentemente quella che è l'elemento di libertà delle persone, ma soprattutto dei soggetti deboli, può evidentemente favorire quelli che sono le devianze. Allora, quelli che sono gli aspetti di disciplina dell'arco, che è un fattore di criticità allargata, e non solo per la mobilità, ma anche gli aspetti degli incidenti o comunque delle malattie, è un elemento che va visto e affrontato con quella serietà, coinvolgendo tutte le parti interessate, prevedendo anche delle sanzioni severe per chi sbaglia, prendendo anche dei controlli magari ancora più intensi rispetto a quelli che oggi non vengono fatti, soprattutto nelle situazioni che stiamo approfondendo oggi. E poi infine sarebbe anche sviluppare delle best practice che a volte sul tema della movida, per esempio a Milano, è stato fatto nonostante i problemi che si evidenziano. Per cui, per esempio, al servizio di cortesia, che alcuni operatori del Seppione o di altre zone della città hanno fatto, all'esterno degli steward che accolgono i clienti, intervengono, chiamano in qualche modo in caso di necessità, potrebbero evidentemente essere sviluppate, attivate e prese come esempio. È chiaro che ci sono elementi di costo, ma gli elementi di costo servono anche per equilibrare quelle che sono aspettative diverse degli utenti interessati al tema della movida. Ciò prima anche di più attenzione, ma queste sono best practices che mi indirizzo soprattutto i miei, gli aspetti di pulizia, perché evidentemente gli aspetti di degrado, di sporcizia, evidentemente penalizzano la città e non possiamo accettare, se vogliamo fare i nostri operatori, che a causa di questa attività ci siano anche questi passati. Sono gestioni abbastanza semplici, basterebbe poco, richiamo pertanto a quella responsabilità e poi magari anche attenzione anche a queste attenzioni particolari sugli elementi di pulizia che lasciamo dopo che noi abbiamo chiuso i nostri negozi. Infine stiamo vedendo anche con la collaborazione con Comune di Milano la possibilità di fare dei parcheggi per evitare quello che è una sorta selvaggia che imbruttisce e volgarizza la città, e su questo prevedere quelli che sono degli sconti sulle consumazioni sono argomenti che spesso affrontiamo, che qualcuno ha già fatto e potrebbero essere magari considerate nelle ordinanze o negli accordi che si fanno a livello comunale, e anche sul tema dei rumori, insomma. Evidentemente si parla di conti, si parla evidentemente di investimenti da fare in nostri locali, ma noi non abbiamo nessun pregiudizio ad affrontare quelli che sono gli aspetti di valutazione che sono l'impatto acustico della nostra attività. Noi vogliamo fare il nostro lavoro con serenità,
con responsabilità, cercando di guadagnare, perché guadagnare non è ancora un peccato, attenti all'interesse di tutti. E se oggi abbiamo voluto farlo con l'interesse sulla movida, partendo da una città importante come Milano, è perché evidentemente siamo consapevoli che è un problema. In fronte ai problemi non siamo con gli studi, li affrontiamo con l'impegno, la serietà, la responsabilità di trovare delle soluzioni. Grazie. Affrontare di risolvere il problema non solo la città di Milano, ma anche infatti Roma e Catania che sono aiutato per esatto. Ci sarà modo di parlare di questo. Grazie, io ringrazio tutti i nostri relatori, ospiti, protagonisti, perché poi grazie a loro abbiamo capito un po' di più di questa comunità che è apparentemente banale e da solo divertimento invece poi riguarda tutto il resto. Grazie anche per la ricerca, grazie a tutti, grazie anche per la necessità di qui oggi. E grazie a tutti voi per il lavoro d'acquisto, ci scusiamo se non abbiamo finito di sentire tutti, ma ci sarà qualcosa. Ciao.